Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video di Bio Mutant. Io non ho trovato sta Cristiana che mi diceva di che sia proprio degli animali. E quindi non ho proprio idea di dove debba andare, che devo andare a trovare questa Cristiana, però comunque sia, non importa. Pazienza, andiamo pure avanti, adesso so dove devo andare, però volevo vedere un attimo una cosa. Oh, questa sembra una renna. Sembra bello sto posto. Peccato che ci si fa un casso e non ci sia un casso di niente. È un vero peccato, eh. Non è che posso andare in qualche modo. Sì, posso andarci, ma non c'è proprio un casso, eh. Cioè, un posto così bello è vuoto. Vabbè, pazienza, andiamo via. Non importa. Allora, andiamo. Dunque, la mappa, prima di tutto. Cosa mi dice la mappa? Posso togliere l'indicatore perché tanto ormai abbiamo fatto. Volevo metterlo qua perché volevo vedere. Andiamo verso, poi vediamo che succede. Facciamo una bella corsina. Intanto, diciamo, non è tanto lontano. Eccoci qua. Andiamo di qua. Speriamo di aver preso la strada giusta, perché io, sapete com'è, come ci andiamo a fare pirlati. Infatti l'ho fatta subito. Vediamo un po' se riusciamo ad andarci lo stesso. No, abbiamo fatto andare dalla porta principale. Com'è bello perdersi, fa più una cosa in una valle verde. Vabbè, qui è l'uscita. Andiamo di qua, è uguale. Dunque, devo andare verso di là. Ci sarà un modo per farlo. Vediamo la mappa se mi indica qualcosa. Una strada. Mi sa che devo andare proprio qua prima. Va bene, proviamo di qua. Purtroppo non mi ricordo il gioco, quindi dovete avere un attimo di pazienza. Andiamo, tanto possiamo correre, siamo velocissimi, agili come siamo noi, non dovremmo avere problemi. Allora, certo che devo stare attento a spaccarmi le cosce, cosa molto importante. Vai pure. 100 metri, beh, siamo arrivati, dai, non è così lontano. Spero di trovare la cavalcatura più che altro, perché sì, non è che siamo lenti, però insomma, se andiamo più veloci con la cavalcatura, era italiano quando l'ho pensato, se andiamo più veloci con la cavalcatura meglio ancora, no? Anche se ne dubito, cioè più veloci di così. Eccoci qua, siamo arrivati. Salve, mi sono preso un cazzo di colpo, mamma mia. Sforaccali tutti. Sì, sì, volentieri. Opla, opla. Ci credevi, ci hai creduto proprio tanto. Ecco qui. Ok. Cioè, voglio fare un shotto da panico. Poveri, ci hai fatto male. Quanto mi dispiace, insomma. E non mi ha lasciato neanche un cazzo. Ma lei è molto astruso, sa? Gli ha detto nessuno. Vediamo un po' se mi ha lasciato lui qualcosa. Sì, lui qualcosa mi ha lasciato. Non so cosa sia, però mi ha lasciato qualcosa. Va bene, proseguiamo pure. Il villaggio d'origine, visita il tuo villaggio. Ah, il mio villaggio d'origine, interessante. Va bene, proseguiamo pure. Intanto guardiamoci sempre intorno perché potrebbe esserci di tutto, eh. E io, sapete che sono curioso. Quindi ci guardo, cioè, mi fai andare, ci sarà un motivo, no? E infatti non c'è motivo per un cazzo. Non c'è proprio niente, ma proprio niente. Vabbè. Questa è la strada principale, cerchiamo di non allontanarci troppo. Fatti vedere la mappa perché perdersi un attimo. Infatti stavo già sbagliando. Devo andare di là. Evidentemente c'è una strada che non ho visto. Di qua. Ok. Salve! Attenzione, c'è un Moomp più avanti. L'evoluzione non ci è andata leggera con loro. Soprattutto con quelli deformi, così mostruosi e glabri. Porca vacca, non me l'aspettavo. L'ho evitato, no? Ma faccio un pieno. Opla. Perfetto, già sbaglio fatto. Un attimo, sciolle, dammi tempo un attimo. Cioè, ma come schivi di merda, però, ragazzi, bisogna dirtelo. Schivi proprio malo, eh. Ok. Perfettico. C'è problema la... Te stai morendo, lo sai? Così dicono. Tutti. Così dicono. Bellissimo, siamo velocissimi. Non ci sta dietro. Perfettico. Benissimo. Io adoro i pistoleri, gli arcieri, sono i ranger in generale.
Eccoci qua. Ti è rimasta metà salute. Dicevo che l'avevo... Porca vacca, l'ha tolto tantissimo. Ma che animale era. Che vacca. Ok. Perfetto. Ma se volessi curarmi... Perfetto. Già voi quanto cazzo di vita c'ho? Ce ne ho tanta, eh. Ok. Fatemi vedere se c'è in giro qualcosa. Che insomma... Non si vede tutti i giorni una roba del genere. No, da lei siamo venuti. Penso proprio che non ci sia un cazzo. Voi cosa dite? A volte un po' di fortuna. No, c'è proprio un cazzo. Peccato. Ma forse... Non si vede un cazzo, per carità. Però a volte mi ricordo che ci si trovava qualcosa. Accidenti. Vabbè, andiamo pure. Io non è che mi arrendi tanto, perché se c'è un posto così ci deve essere qualcosa. Vai, vai, salisci, saliziona. Sembra non esserci proprio un cazzo di niente, eh. Che brutta cosa. Posti così che non c'è niente. Vabbè, pazienza, lasciamo pure. Allora, devo andare esattamente qua. Bene, quindi proprio dritto per dritto di qua. Vai. Andiamo pure. Pensavo di averlo ucciso, perciò non avevo schivato all'ultimo minuto. Mi ha tolto veramente quasi tutta la vita. Esagerato proprio. Ok, ci siamo, una tapissiatina che il non fa male. Il tempo si è fermato in questo luogo, ma ti evoca una sensazione di formicolio. Ha qualcosa di speciale che ti attira a sé. Si sarà addormentato un piede, sapete, a volte succede. Allora, pisciatina, ce l'hai vicino che bella piena, te, se prende la roba così ogni volta. Vediamo. Ecco, e quindi abbiamo un altro punto di interesse. Perché non li vedo? Perché sono lontani l'uno dall'altro, ok. Un altro è da qua, ok, sì, perfetto, va bene. Tutto chiaro, vediamo se c'è qualcosa qui da prendere. Mi ha risposto col cazzo, ma proprio niente c'è. Ti dà proprio la soddisfazione di esplorare qua. Vai, siamo, ci sono un ricordo. Con il passare del tempo i ricordi svaniscono e a volte le sensazioni mutano. Questa storia non riguarda ciò che eri, ma ciò che diventerai. Ed è ben lungi dal... Ma fammi finire di leggere. È un passato perduto da tempo, come sussurri nel vento. Io capisco che è un PC veloce, però che mi devi tagliare il diacolo solo perché carica più velocemente, mi sembra una stronzata, scusate. Mi toccherà aumentare gli FPS, così rallento un po' il PC, cosa vi devo dire? Salve, Goop. Ecco qualcuno che prende le giornate come vengono. E come vengono? Un po' Ugo. Si chiede dove fossi finora e spera che ti stessi allenando a nuotare nel lago. Tu sappi. Imparare a nuotare può essere terrificante se non sai da che parte cominciare. Ma per tua fortuna è qui per aiutarti. Tonaku. Pensa che sarebbe ora che imparassi a nuotare. Oh. Gli farebbe molto onore. Che cazzo fa questo? Mamma mia. Annapico. Tutto. Vabbè, proprio o nuoti o fuochi, insomma. Puoi nuotare più o meno dappertutto nelle acque più profonde, però prenderai lentamente chi. Ah, quindi fatica. Una volta che l'avrai esaurita, annegherai. Ma che cosa bella e meravigliosa, insomma. Questo è stato nuotare, insomma. Cazzo, meno male che abbiamo capito. Dice che non è stato poi così terribile, vero? Jade. Così si fa. Non lasciare che il suono delle onde anneghi il tuo spirito. Itaku. Ti serve allenamento, però. Un bel po'. A giudicare dallo sguardo della tua Muma, sembra che tu abbia dimenticato qualcosa. Avevi detto che avresti fatto pratica con lei prima del tramonto. È ora di andare. Vedevo l'ora. Okay. Trovalo. L'impegno nell'allenamento è fondamentale. Non puoi affidarti unicamente al fatto che hai il Wung Fu nel sangue. Trovalo. Dovresti sapere che la pratica rende perfetti. Ferena Masalapu. Deve attenderti alla piazza del villaggio? Sanna Yote. Dice che è una buona cosa. Se hai passione nell'apprendere, non smetterai mai di migliorare.
Ok, allenamento di Wung Fu. Allenati con la tua mamma. Un altro volto familiare con molte cose per la testa. Contava sul tuo aiuto nel raccogliere dei rottami per un accrocchio a cui sta lavorando. Pensa che sei davvero un prodotto del tuo ambiente. Che cazzo vuol dire? Concentrati sugli oggetti riciclabili. Non dovresti metterci troppo tempo. Cioè, io non ci ho capito una mazza, però va bene. Ok, devo trovare la roba riciclata. Ci aiuta per tutto il gioco, ce l'ho qui, che cazzo. Vai. Cazzo preso? Ah, boh, non lo so. Vai qua. Mamma mia, che provetto scavatore che è, insomma, sì. Vai. Perfetto. Si chiede quali cose utili hai trovato. Dice che tutto conta, anche le cose più piccole. Dice che non gli serve molto per fare meraviglie e chiede se sai cosa vuol dire ricondizionare. Dice che non molti sono disposti a pensare alle cose piccole, ma in numero sufficiente anche queste possono avere un grande impatto. Gli piacerebbe insegnartelo, a cominciare dai rottami che hai appena raccolto. Ok, introduzione alla creazione. Questo è il menu di creazione. Qui puoi modificare le armi, armature esistenti, oppure se vuoi cimentarti in un attacco d'arte, puoi creare da zero armi nuove di zecca. Con i pezzi giusti puoi creare le tue armi in autonomia. La prima fase della creazione di un'arma consiste nella scelta del tipo di arma. Esistono tre tipi diversi di armi: corpo a corpo, da impatto, da taglio a zampa, a una zampa e da taglio a due zampe. Noi cosa faremo? Non sapete che non lo so ancora. La corpo a corpo, oddio, lo usiamo ogni tanto, da taglio, da impatto, non so cosa voglio dire. Creazione armi, manico, attaccati sto manico. Per proseguire nella creazione dell'arma, seleziona lo slot manico. Ecco qui il manico. Manico 2, seleziona il manico che preferisci per proseguire nella creazione dell'arma. Come faccio a sapere quale è meglio e quale è peggio? Cioè, va a preferenza e basta? Ah, no, c'è scritto a destra, ok. Ovviamente quello che costa di più sarà anche quello più buono. Probabilità di critico 2-3%. No, non cambio cazzo. Il resto è solo perforazione e corazza. Io andrei adesso, senza guardare il prezzo, andrei quello che 1170 è quello che è la corazione. Diciamo, è classe pesante. Vabbè, per creare X. Ok, bella, eh. Quindi abbiamo modificato la nostra arma. Non è male. Ma si chiede come mai tu abbia scelto di creare proprio un'arma. Pensa che un po' di gentilezza ti aiuterà a trovare la pace. Hai talento per certe cose. Non vede l'ora di scoprire cos'altro costruirai. Sembra che stia perdendo la pazienza. Cagnalano toro! Sai che non le piace doverti aspettare. Vuole vederti subito nella piazza del villaggio. Mustichi mucca? Hai una buona scusa, allora. È tua responsabilità evitare che la natura soffra. È il tuo futuro. Allora, capapom. Vuole che cominci a crescere e a pensare con la tua testa. Devi trovare il tuo vero io finché lei è ancora con te. Io no, massa manbrut. È l'unica cosa che ti abbia mai chiesto. Dare sempre il meglio di te. Non si può fare molto di più. Hai sempre seguito la tua strada, ma questa volta dovrai seguire lei. Ok, tutto chiaro, stranamente, sì. Oh, salve, voi siete? Sembrano determinati, meglio stare allerta. Popolo. Ti intima di non fare un altro passo e si chiede dove credi di andare. Maliarunu, ma tu? Dice che sei ancora in tempo a girare i tacchi, però. Allo, ehi, ah! Non ti lascia passare neanche per sogno. E quindi?
Cazzo faccio adesso? A otto fantasi e le fale faffia. Chiede chi credi di essere? A otto fantasi e le fale faffia. Prima o poi dovrai affrontare il dolore. Si offre di aiutarti nell'impresa. Oh, ma che tipo altruistico, insomma. Oh, cazzo, mi avete fatto cacconare in mano? Aspetti un attimo, sbagliato subito il pulsantolo. Ostia, poi mi ha cacciato una leppa da panico. Insomma, non si fa così, eh. Aspetti un attimo. Oh, ragazzi, siete un po' stronzi, lo sapete? Ok. Perfetto. Vai. Aspettate un attimo. Vai. Ma si è fatto male? Quanto mi dispiace. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Si è fatto male? Vabbè, capita. Ma chi è che spara qua? Con le frecce. Aspetta, aspetta, aspetta. Ma io ho spinto bene. Non è colpa mia. Avevo vinto. Mi passa. Chiede se provi dolore. Cos'è successo? Poi l'accudo. Dice che è carino da parte tua pensare a loro, ma devono allenarsi con le armi domani all'alba, quindi hanno bisogno di riposare. Cudo tuku. La cosa più importante è che tu stia bene. Cagnalano toro. Ora devi pensare all'allenamento. Mi hanno ciulato l'arma, mi hanno anche picchiato, stavo anche vincendo. Ma insomma, non si fa così però, eh. Che cazzo. Allora, vediamo se intanto se possiamo rubare qualcosa dai vicini, perché non abbiamo più cazzo. Voglio dire, che cazzo faccio qua? A piedi, nudi vado. Vabbè. Ecco qualcuno che ti sta a cuore, intento a fare ciò che sa fare meglio. Cucire. Chiede se hai tempo per aiutarlo prima di cominciare l'allenamento. Ci farà due chiacchiere, certo, ma lei vuole che impari ad assumerti la responsabilità delle tue azioni e del tuo futuro. Consiglia di andare a cercare aggeggi e idee su come ricondizionare dei vecchi tessuti. Ok, quindi devo trovare un po' di cose. Vabbè, in casa, quindi. Cioè, non è tanto difficile, insomma, se devo trovarle in casa. Ok, andiamo pure. Per carità, però insomma. Non devo uscire, vero? Immaginavo. Deve esserci qualcosa che mi è sfuggito. Esatto, qua. Mamma, che bella casa gigante che è. Ma è proprio sproporzionata a lui. È curioso di sapere cosa hai trovato. Gli piace l'idea del rinnovamento e ha persino pensato di avventurarsi nelle terre selvagge per trovare una pozza bionucleare con cui dare una rassettata al suo DNA. Però come uno salafi. Dice che è ora che impari e si offre di insegnartelo, a cominciare dai rottami che hai appena raccolto. Cioè, rottami in casa. Modificare l'attrezzatura. Nel corso del gioco troverai vari accessori che potrai aggiungere alla tua attrezzatura per incrementare le statistiche. Per potenziare corazza e vestiti, in questo modo seleziona uno slot e accessori e premix. Accessorio. E ho fatto già. Mashaku Hirsave. Lo stile è un po' troppo estremo per i suoi gusti, ma pensa che ti si addica. Potrebbe tornarti utile per allenarti, un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Sam. Hai talento per certe cose, non vedo l'ora di scoprire cos'altro costruirai. Ah beh, già non vedo l'ora neanche io, insomma sì, mamma mia che roba strana questa comunque. Non possiamo neanche salvare, quindi insomma... È una cosa così. Andiamo un po'. La mumma. Moscia l'ostia, se è grosso quel coso. Ma cos'era?
Aria roche nui mumera. La tua muma dice che era ora che arrivassi. Io no massa manbarut. Vuole che tu capisca che con sufficiente impegno non c'è niente che tu non possa fare. Bene. Andrò? Dice che è impaziente di iniziare. Non avete molto tempo prima che il sole tramonti. No. Orassa Durut. La tua muma dice che hai fatto un ottimo lavoro. È fiera di te. Tateko baba satin. Dice che è bello essere la tua insegnante. Pendrine senema. È in arrivo un regalo per te, con l'aiuto di Gizmo e Wiz. Tateko baba satin. Dovresti andare a vedere di persona e scoprire di che si tratta. Oh, scusate. Cioè, un bel cannone ci danno come ricompensa. Va bene, ragazzi, direi che ci possiamo anche fermare qui per questo video. Tutto. Vedete, come al solito, lasciate un like, commentate se vi piace la serie, fammi sapere cosa ne pensate. Per adesso vi do saluto, Siva. Ciao ciao.